Salve a tutti, oggi vi voglio parlare di sesso, un argomento che crea sempre un po' di imbarazzo, ma ti sorprenderà. Rimani con me fino alla fine per capire questo grande paradosso e che cosa c'entra la regina rossa di Alice nel Paese delle Meraviglie. Tutto questo dopo la mia nuova sigla. Innanzitutto partiamo da una domanda apparentemente semplice: a che cosa serve il sesso? Se dovessi chiedere a un gruppo di persone qual è lo scopo del sesso biologicamente parlando, probabilmente direbbero la riproduzione. Voglio dire, è in questo modo che io e voi siamo arrivati qui, giusto? Ma non è questo che serve il sesso. Ma biologicamente parlando, il sesso non è quello che molto probabilmente stai immaginando nella tua testa in questo momento. Sappiamo tutti che trasmettere i nostri geni alla generazione successiva è essenzialmente il punto centrale della vita. Sopravvivi per riprodurti e ottenere le tue preziose informazioni genetiche e trasmetterle ai tuoi discendenti, in modo che possano andare avanti a fare la stessa cosa. E ci sono essenzialmente due modi principali per farlo. Metodo 1. Dividi e copia tutte le tue informazioni su una progenie geneticamente identica. Oppure, metodo 2, prima fai una divisione cellulare fantasiosa, poi vai e spendi un sacco di tempo e di energia alla ricerca di un potenziale partner, attrai quel partner e mentre ti stai accoppiando cerca di non farti mangiare da un predatore o mangiato dal tuo potenziale compagno. Se sopravvivi e sei fortunato, mescoli una metà casuale dei tuoi geni con una metà casuale dei suoi geni per creare una prole geneticamente diversa, una sorta di patchwork. Uno di questi due metodi ovviamente è molto più semplice dell'altro. Il sesso si riferisce solo a questa parte del processo: prendere parte delle istruzioni genetiche da due organismi e combinarle in un set completo di istruzioni genetiche. Molti esseri viventi si riproducono senza sesso, microbi che generano nuove copie di se stessi, o come i vermi piatti, pezzi del loro Da pezzi del loro corpo possono crescere individui completamente nuovi. Funghi che rilasciano spore, anche alcuni pesci, qualche lucertola, i granchi, le stelle marine sono in grado di partorire senza essere fecondati. Partogenesi. Quindi, se il sesso non è richiesto per la riproduzione, allora a cosa serve? La verità è che il motivo per cui il sesso esiste è una delle grandi domande senza risposta nella biologia evolutiva. Voglio dire, se pensi che il sesso sia difficile da capire nella tua vita, confortati del fatto che anche la scienza non lo ha capito del tutto. Ciò che rende il sesso così sconcertante è che è particolarmente costoso. Non sto parlando di cene, appuntamenti, regali e cose del genere. Questi sono praticamente solo problemi umani. Sto parlando dei costi biologici del sesso. Per cominciare, il sesso è lento. Nel tempo necessario, diciamo, a un batterio per accoppiarsi e dividersi, ci siamo appena preparati per un appuntamento. E trovare un compagno può essere davvero difficile. Per un minuscolo insetto o una minuscola creatura oceanica, la ricerca del sesso può sembrare molto simile alla ricerca di un ago in un pagliaio nella dimensione del sistema solare. Non hanno Tinder o roba del genere. In effetti, ecco perché così tanti organismi hanno parti sia maschili che femminili, meno ricerche. Ma la lentezza e la solitudine non sono in realtà i grandi costi del sesso. Sorprendentemente sono io. Bene, ok, non letteralmente io, ma il costo di avere maschi in generale. Considera un modello in cui ogni femmina ha due figli. In una specie che si riproduce asessualmente, possiamo considerare che ogni singolo individuo è femmina e anche tutta la loro prole è femmina. In una specie a riproduzione sessuale ha in media un maschio e una femmina. Nel round successivo, ciascuna delle femmine asessuate ha altre due femmine. La specie sessuale, quella femmina, ha ancora solo un figlio maschio e una femmina. La popolazione asessuale cresce due volte più velocemente della popolazione sessuale. In altre parole, il sesso è due volte più costoso del non sesso. Questo perché in una specie sessuata, le femmine spendono metà delle loro risorse per avere figli, che non possono procreare da soli. Sì, i maschi contribuiscono con i loro geni nel sesso, ma nella maggior parte delle specie in natura i maschi non fanno molto altro. I maschi sono costosi. Un altro dei costi più sorprendenti del sesso è che può rovinare tutto il duro lavoro della selezione naturale, perché il sesso rompe le combinazioni favorevoli dei geni. Immagina di entrare in un torneo di poker e
e di offrire a tutti i vincitori di ogni tavolo questa opportunità. Per il round successivo puoi mantenere la tua attuale mano vincente o puoi mescolare le tue carte con un altro giocatore. Sicuramente i vincitori sceglierebbero di mantenere le carte che hanno perché stanno vincendo le mani. Hanno combinazioni di carte che funzionano bene insieme e mescolare le mani vincenti. È probabile che ciascuna di essi peggiori e non migliori. Ciò che determina se vinci una partita di poker è una combinazione di carte che lavorano insieme, non le singole carte. Ed è così che funziona anche per i geni. È la combinazione di geni che lavorano insieme in un particolare gioco o ambiente che decide se un individuo sopravviverà e si riprodurrà o fallirà e si ritirerà. E il sesso ti costringe sempre a mischiare la mano. Per creare cellule sessuali nei testicoli e nelle ovaie avviene un tipo speciale di divisione cellulare chiamata meiosi. Nelle cellule eucariote come la nostra, il DNA si trova nel nucleo impacchettato in questi bastoncini chiamati cromosomi. I cromosomi si trovano sempre in coppia e ne riceviamo uno da mamma e uno da papà. All'inizio della meiosi, ogni cromosoma cambia pezzi con il suo partner amico per creare nuovi cromosomi mixati. Quindi le nuove coppie incrociate si dividono in modo che ogni cellula sessuale riceva casualmente solo un cromosoma mixato da ciascuna coppia. In questo modo, quando le cellule sessuali maschili e femminili si riuniscono per formare la generazione successiva, la prole ha un set completo di cromosomi invece di due. In una specie come la nostra, con un set di 23 coppie di cromosomi, ci sono 2 alla 23esima, o se preferisci, 8.388.608 possibilità, modi diversi, cui le tue coppie di cromosomi mixati possono dividersi durante la separazione. A questo punto aggiungi un ulteriore mix durante la ricombinazione. Questa è esponenzialmente ancora più alta diversità genetica. Ecco perché sei un individuo speciale e unico, a meno che tu non sia un gemello omozigote, forse. Quindi il sesso è un modo davvero banale per portare i tuoi geni alla generazione successiva. È lento, è costoso e può spezzare mani genetiche vincenti. Ma allora perché il sesso è così comune? Solo un animale su 1000, quindi lo 0,1%, e solo l'1% delle piante da fiore sono esclusivamente asessuate, mentre tutti gli altri organismi, dalla minuscola la pulce alla gigantesca sequoia, utilizzano la riproduzione sessuale, praticamente ogni cellula eucariota sulla Terra. È un paradosso, ci deve essere una ragione, un enorme vantaggio del sesso che compensa gli enormi costi. Cos'è? Rimescolare la tua mano vincente potrebbe effettivamente essere la tua strategia vincente, perché la natura non gioca mai seguendo le stesse regole. Il sesso crea diversità genetica. Ma ricorda, come abbiamo mostrato nell'esempio del poker, per un organismo che è già ben adattato al suo ambiente, che porta una mano vincente dei geni che lavorano insieme, il rimescolamento sembra controproducente. Ecco il punto: le regole del gioco del poker della vita non rimangono mai le stesse da una partita all'altra. Gli ambienti cambiano e quella che è stata una mano vincente oggi potrebbe non esserlo domani. Quindi, se pensiamo di nuovo al nostro torneo di poker, immagina ora che le regole del gioco cambino ogni mano. Quindi non sai se una scala colore sarà una buona mano, una cattiva mano, fino all'inizio del round successivo. Ora vuoi cambiare le carte? Ricorda che i riproduttori asessuati sono bloccati con la mano che ricevono, il che potrebbe sembrare positivo all'inizio, ma col tempo, man mano che cambiano le regole del gioco, cambia anche il filtro della selezione naturale e gradualmente accumulano anche mutazioni casuali. Le carte nella loro mano vengono cambiate casualmente, senza alcun modo per risolverle o eliminarle. Se sei asessuato, quello che all'inizio era un vantaggio può trasformarsi molto rapidamente in uno svantaggio estremo. Quindi, una volta che ti rendi conto che la natura cambia costantemente le regole del gioco nell'ambiente di un organismo, il sesso ora ha più senso, soprattutto quando quel gioco si chiama parassiti. Il fatto che un parassita possa infettare un ospite ha molto a che fare con la tua genetica. Le tue cellule, il tuo corpo hanno essenzialmente blocchi programmati geneticamente che i parassiti stanno cercando di sbloccare. In una popolazione in cui gli ospiti hanno gli stessi geni, come negli asessuali, qualsiasi parassita che si evolve per scassinare quella serratura può abbattere l'intera popolazione.
ma mescolando i geni, come nelle popolazioni sessuali, ogni blocco genetico che un parassita vede è un blocco che non ha mai visto prima, anche se ne apre uno il resto della popolazione è sicuro. Lo stesso ragionamento si applica in qualsiasi relazione in cui le specie si evolvono insieme, predatori e prede, virus e i loro ospiti. Il biologo Leigh Van Vallen chiamò questa idea l'ipotesi della regina rossa. Il nome Red Queen deriva dal libro di Lewis Carroll, Through the Looking Glass, dove la regina rossa dice ad Alice mentre corrono più veloci che possono ma non arrivano da nessuna parte: ora qui vedi, ci vuole tutta la corsa che puoi fare per rimanere nello stesso posto. Quando l'ambiente e le sue sfide cambiano costantemente, il continuo rimescolamento dei geni attraverso il sesso è la chiave per la sopravvivenza a lungo termine. Gli scienziati hanno visto persino quel gioco nella vita reale. Nelle piccole pozze del deserto del Messico, le specie di pesci sessuali competono con le specie asessuate. Gli scienziati hanno notato che quelli asessuali portavano più parassiti, proprio come predice la regina rossa. I pesci sessuali sono un bersaglio mobile per i parassiti, ma una volta che un parassita cattura un asessuato, li raggiunge tutti. Quando una siccità ha prosciugato questi stagni, i pesci sessuali hanno perso la loro resistenza ai parassiti, perché isolati nella loro pozza avevano perso la loro diversità genetica, proprio come gli asessuati. Fino a quando gli scienziati hanno immesso nello stagno pesci sessuali provenienti da stagni vicini. E la loro diversità genetica è tornata. Le specie non smettono di evolversi solo perché hanno avuto successo nel loro ambiente. Vi siete mai chiesti perché specie come i pavoni o cervi hanno questi enormi ornamenti che sono costosi da mantenere e li rendono bersagli più facili per i predatori? La regina rossa potrebbe essere in grado di spiegare anche questo. E se questi ornamenti fossero attraenti per i compagni, perché sono come dei grandi segnali che mostrano quanto siano sani e forti. In altre parole, se hai un sano mix di geni resistenti ai parassiti, è più probabile che ti accoppi, anche se ti porti dietro dei cartelloni pubblicitari visivi. Sono un modo per il sesso di tenere insieme alcune mani genetiche vincenti. Il sesso è costoso, ma offre alla prossima generazione maggiore possibilità di sopravvivere in un ambiente difficile. Alcuni organismi, comprese molte piante, alcune alghe, persino insetti come gli afidi, si clonano, replicano copie di sé in modo asessuato per qualche tempo, ma si riproducono sessualmente quando il loro ambiente presenta una sfida. E il rimescolamento genetico potrebbe fornire un vantaggio di sopravvivenza. Passare avanti e indietro tra le modalità riproduttive sembra super ideale, quindi perché non possiamo riprodurci anche noi asessualmente? Germogliare un'aluce e far crescere un piccolo clone quando ci va bene? Scusa, è un pensiero orribile. Beh, oltre a finire le dita dei piedi, gli organismi non possono decidere come riprodursi. Tutti questi compromessi, costi e vantaggi sono codificati nella biologia di un organismo, dal suo ambiente e dalla storia dei suoi antenati. Si può essere tentati di dire il sesso si è evoluto per creare diversità genetica, ma non è del tutto corretto. Il sesso si è evoluto in modo casuale, come ogni altra cosa, in un punto ancora sconosciuto della lontana storia della vita, e la conseguente diversità genetica che ha generato ha reso gli organismi che l'hanno fatto un po' più adatti e un po' più propensi a trasmettere i loro geni alle generazioni successive. Ed è questo che conta in questo gioco. Non è destino, è evoluzione. Rimani curioso. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo di mettermi un bel like, un bel pollice all'insù. Se invece ti piace il lavoro che faccio, ti chiedo di seguirmi e magari di divulgare, di trasmettere ad altri questi video. Grazie mille e namaste.